come vedete, tutti i bidoni, pezzi di varie cose. Questo qui contengono, sono dei contenitori da olive. Questa è una tanica normalissima. Questo è un contenitore di metallo per olio, per materiali tipo vernice e queste cose qua. Altrettanto anche questo qui che vedete dietro. Sono tutte cose molto interessanti dal punto di vista sonoro perché, prima di tutto, hanno, nei vari punti dove le toccate cambiano il suono. Non solo, ma queste cose si trasformano durante il concerto, per cui anche il suono è in evoluzione, non è una cosa statica come qualunque strumento convenzionale, ma nel corso del concerto cambiano perché prendono ovviamente una forma e questa forma spesso mi dà lo spunto, lo stimolo per cercare delle sonorità diverse e per utilizzare quindi anche una certa elasticità mentale per trovare i punti giusti del suono, perché per esempio di lato qui c'è un altro suono. Quando mi approccio a un determinato strumento cerco di guardarlo da più punti di vista. Infatti vi faccio vedere questa tanica che è ancora più particolare. La tanica è molto particolare perché? Perché ha un punto fondamentale che è la maniglia, che ha un suono eccezionale, che è un suono difficile da trovare perché è come se fosse un woodblock oppure un campanaccio. Quindi questa tanica non è diversa da questa qui, anzi è la stessa, solo che questa l'abbiamo dipinta. Questa qui è quella lì naturale che trovate in qualunque boh, ferramenta, sicuramente ne troverete tantissime. Ha lo stesso effetto. L'ultima cosa che vi faccio vedere è questo piatto che è fatto da un coperchio di pentola d'acciaio e un pezzo di piatto da batteria normale, però chiaramente tutto riciclato e rottissimo. Ciao a su come sono il caos.it.